Ciao a tutti, benvenuti a questa preview sul campo di NBA 2K16. Questo video è stato realizzato con il Game di VR, quindi col software della Xbox One per tagliare le ispezioni di video, e quindi vediamo un po' quello che adesso viene fuori, visto che sono tutti ispezioni montati. Ecco, e possiamo subito vedere la nuova grafica dei menu d'ingresso, in realtà brutta, cioè, molto sembra gomme Pirelli, fa molto gomme Pirelli. Ma insomma poco ci importa, perché ci importa del gioco. Quindi entriamo nel vivo, qui si può subito vedere un'azione di blocco e si può vedere anche come vengono gestiti i blocchi in questo gioco, ovvero col difensore che copre immediatamente la traiettoria d'ingresso dell'attaccante. Poi probabilmente dipende anche dal difensore, qui comunque c'è l'happy end perché Bledsoe la spara in faccia a Kyrie Irving. E dall'altra parte Kyrie Irving si vendica con un movimento bellissimo. Infatti questa è una delle più belle novità del nuovo gioco, secondo me, cioè che adesso tirano da tre durante l'azione, cosa che prima non facevano praticamente, neanche se avevano metri di spazio. Ormai, ecco, Bledsoe c'ha il dente avvelenato e questa è un'altra bellissima novità, perché funziona il cartellino stoppato da dietro. Quindi quest'anno chi ce l'ha sa che ha veramente qualcosa che può usare. Dall'altra parte abbiamo il post dell'N con un movimento che gli procura un mal di schiena e abbastanza brutto. Batantuono non è d'accordo sul fatto di dare due liberi. Ecco, potete vedere anche i liberi sono uguali, si tirano nella stessa maniera. Ah, ecco, in questa azione potete vedere quel semicerchio verde sotto il difensore. E intanto dall'altra parte Len, che è già il mio lungo preferito in questo gioco, stoppata cattivissima. Vi dicevo, quel semicerchio verde sotto il difensore vi indica come state difendendo, che era qualcosa che serviva assolutamente. Se è verde state difendendo bene, se è giallo state difendendo malino, se è rosso non state difendendo. E ecco, qui questa azione è uno scambio atletico da una parte a Bledsoe, dall'altra di LeBron James. Ovviamente i risultati sono anche differenti e King LeBron non perdona King James. Torniamo in attacco, qui ho un po' pasticciato perché ho costruito un tiro dalla media allo scadere per Tyson Chandler, quindi la migliorazione che potevo fare sicuramente. Rimbalzo per i Cavaliers e dall'altra parte, bellissimo il backdoor di Kevin Love. Ecco, volevo farvi vedere i nuovi backdoor, sono fatti veramente bene, veramente belli da vedere, quasi un piacere subirli. E movimento isolamento in post alto per Markieff Morris, il suo pane, naturalmente solo rete, troppo forte. Comunque è bellissimo, come potete vedere adesso gli isolamenti e i tiri in faccia funzionano meglio se avete l'attaccante giusto. E qui abbiamo un altro schema, vi faccio vedere come appunto gli schemi funzionano bene anche quelli dalla corta. Anche quelli dalla corta liberano bene l'attaccante. Dall'altra parte Len, che sembra Mutombo in questa partita, e Bledsoe, o meglio il suo sostituto, non era Bledsoe, era il vice di Bledsoe, che non ha un nome, non so, perde il palo. Dall'altra parte Shumpert va all'attacco. Qui potete vedere, ecco, le azioni scelte all'intervallo. Bella scelta, una bella feature. Non mi ricordo se c'era nel 2K15, ma anche se c'era non l'ho mai usata, perché contro il computer non giocavo. Qui vi faccio vedere un po' come funziona la difesa sulle entrate. Ecco, se portate bene l'uomo lateralmente la difesa funziona. Sono due bei canestri sbagliati, ecco, di solito vi fanno vedere i canestri segnati, io vi faccio vedere quelli sbagliati, mi piacciono di più. E pick and roll magistrale fra Bledsoe e Len, con Bledsoe fa schiantare Matthew Della Vedova sul muro di Len, e Len che ormai è convinto di essere Dwight Tower, vola in cielo. Abbiamo finito i frammenti, mi dice il game di VR, quindi vi devo salutare, vi saluto con questo isolamento per gli ultimi secondi di LeBron James, che di lì a poco mi giustizierà. Ciao a tutti.